Buongiorno, benvenuti. Intanto che aspettiamo gli altri che stanno arrivando, inizio io con la nostra introduzione alla giornata. Quando due anni fa mi trovai in Messico a un congresso mondiale di medicina anti-aging per presentare i lavori scientifici sul prodotto Cellfood, davanti mi fecero parlare, c'erano circa 450 medici e presentavamo i lavori scientifici che avevamo fatto in Italia nelle varie università. E, finita la relazione, mi viene incontro un medico, un professore universitario dell'Università della Città del Messico, e oltre a farmi i complimenti dice: io conosco Cellfood da tanti anni, complimenti, non sapevo che c'erano tutti questi lavori scientifici. Ci lasciamo, complimenti, grazie. Faccio un giro tra gli stand e vedo questo medico dentro a uno stand con scritto mappatura epigenetica, tecnologia tedesca e tutte le mappe della mappatura che stavano presentando. E dice: cosa fa qui lei, il professore? Dice: sono referente scientifico, da quando utilizzo questo sistema ho cambiato completamente l'approccio verso i miei pazienti. Allora è curiosito, ho detto: cosa sarà mai, no? Perché ne ho visti tanti di test. E quindi mi sono fatto spiegare in 3 secondi, sapete quando si accende la lavatrice nella pancia e si sente quella sensazione, dice: qui c'è qualcosa di molto interessante. Ho detto: ma voi in Europa come siete messi? Ho detto: no, in Europa sì, abbiamo iniziato in Spagna, Germania, Danimarca, però. E l'Italia? L'Italia, cioè, eccomi qua, Italia, eccomi qua, come si fa? Allora mandai nello stesso istante un'email all'azienda, al presidente, e dice: come si fa a proporre questo sistema? E di lì nacque tutto. Pensate che nel 22 febbraio, quindi sono proprio 2 anni, poco, un mese e mezzo fa, 22 febbraio ho conosciuto il sistema, il 3 marzo c'era il primo meeting a Milano con i dottori più vicini a noi per capire per chiedergli se ero veramente sulla strada giusta o meno. Quando ho presentato questo sistema al professor Spaggiari, professor Biava, insomma c'erano 4-5 medici che conoscevano l'epigenetica in maniera interessante, soprattutto il sistema biofisico, la fisica, mi hanno detto: guarda, questo sicuramente è un approccio rivoluzionario. E da lì sono partito, ho fatto tutte le traduzioni del caso e eccoci qua. Eccoci qua a presentare, penso, uno dei sistemi più interessanti nel campo della prevenzione. Non vogliamo parlare di diagnosi, perché di diagnosi ne avete tantissimi, no? Di sistemi per fare diagnosi di malattia, di problemi di salute, lo sappiamo. Sappiamo anche che gli screening sono sistemi per trovare se quanti malati ci sono su 100 persone, magari facciamo, no? un esame di screening su 100 persone e vediamo quante persone sono malate. Poi quelli che non sono malati si ripresentano l'anno dopo e vediamo se si sono malati anche loro. Qui è un approccio completamente diverso, parliamo di prevenzione. Se è vero che prevenire è meglio che curare, penso che un approccio dal punto di vista che io reputo rivoluzionario, che possa darci le linee e delle informazioni per quanto riguarda un approccio a 360 gradi, penso che sia molto interessante. E allora, velocemente, perché poi aspettiamo il professor Spaggiari che ha avuto un ritardo con il treno, si è fermato a Modena mezz'ora, e allora vediamo di introdurre questa giornata. Quando parliamo di epigenetica, e io dico sempre epigenetica nell'era dell'inquinamento 4.0, dobbiamo prendere in considerazione tutti questi fattori. A mio avviso
noi sappiamo che l'epigenetica è sopra la genetica, quindi quando parliamo dell'aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo, il movimento, la postura, l'ambiente in cui viviamo, dobbiamo sicuramente fare molta attenzione, perché tutto questo poi è in un ambiente che non è più quello di una volta. E adesso lo vedremo, lo approfondiremo questo aspetto. Quando poi ci fermiamo ai campi elettromagnetici e alle radiazioni, beh, siamo vicino alla vera e propria pandemia. Quando parliamo di luce e sole, purtroppo sempre più persone passano la loro vita nei luoghi chiusi, quindi dal letto all'ufficio e dall'ufficio a casa. Anche lo sport si fa comunque in un ambiente chiuso. Quando dicono no, ma io faccio sport, pensate a fare sport nelle ore di punta a Milano, Torino, Napoli, no? Poi ci sono persone che hanno malattie alle vie respiratorie, si trovano con patologie importanti e dicono ma io non ho mai fumato. Infatti è interessante il fatto che quando facciamo questa indagine epigenetica in queste città, le persone che fanno sport alle loro di punta si vedono subito, quindi il test lo dice subito, perché dice ma io faccio sport all'aria aperta, poi vedi che tutte le mattine alle 8 o va a lavorare o fa sport in bicicletta davanti, dietro alle macchine, ai camion, quindi o vicino al raccordo anulare. E ancora, quando parliamo ancora di luce e sole, qui dovremmo metterci la luna, eppure la luna condiziona le maree, condiziona la nascita dei bambini, la raccolta della frutta, verdura, o meno una volta, adesso tutto in serra, tutto di plastica, tutto chimico, no? Ma ce le scordiamo anche quello. Ci stiamo un pochettino allontanando dalla natura, penso. E poi cosa dire della carenza di ossigeno? Siamo abituati a parlare di ossigeno quando? Quando siamo in fin di vita. Allora lì ci danno l'ossigeno. Dammelo un pochettino prima a scopo preventivo, voi cosa ne pensate? Se è vero che l'ossigeno è vita, dovremmo riuscire a proporre la corretta ossigenazione a scopo preventivo. E il professor Stagnaro, che è uno dei, ancora dei medici, 87 anni, uno dei padri della clinica, dice sempre attenzione, l'istangiopatia congenita acidosi enzima metabolica è un problema probabilmente da non sottovalutare. Ed ecco qui come ci ritroviamo. L'ambiente in cui viviamo oggi è diverso da quello in cui vivevamo anni fa, i nostri genitori, i nostri nonni, e probabilmente quello che stiamo condizionando e i bambini che stiamo programmando sono figli di una generazione che dal punto di vista epigenetico sta pagando un caro prezzo, che è quello dell'inquinamento. E ancora abbiamo isole piene di plastica, come sapete. Ma vedete, questo ormai è diventato così normale che è normale avere un'isola di plastica nel Pacifico piuttosto che nelle spiagge, piuttosto che la plastica nei fiumi. Non so se avete visto tutta la plastica presente, addirittura l'hanno trovata le microparticelle nei ghiacciai, e quindi poi tutta la catena alimentare nell'acqua. E cosa dire quindi? Cosa dire? Che ognuno ha la sua visione. Ognuno ha la sua visione, quindi se io vedo un quadrato e voi vedete un cerchio, se rimaniamo a vedere quadrati e cerchi non andremo mai da nessuna parte. Io, la mia visione è quella di unire le forze, e quindi ognuno con la sua formazione, con le sue capacità, unire le forze, perché dobbiamo avere una visione a 360 gradi. E quando parliamo di epigenetica, se un essere umano ha 25.000 geni, un chicco di riso 50.000, l'essere umano
la grande differenza la fa il fatto che noi abbiamo 150.000 proteine. E se approfondiamo ancora di più l'epigenetica, come sapete, questa è la copertina del Time che è uscita, che hanno pubblicato nel 2001. E da lì è incominciato l'era dell'epigenetica. Sapete, il DNA non è il tuo destino. Questo titolo forte, perché fino allora tutti studiavano tutti i geni. E domani ne parleremo, perché abbiamo avuto la grande onore anche domani di avere il professor Burgio, che ha fatto della sua vita proprio la sua, anzi direi la sua passione unica, è proprio quella di creare cultura sui danni da inquinamento e quindi sulla programmazione epigenetica dei bambini. Come sapete, è un pediatra e sta creando veramente una cultura importantissima su questo. L'epigenetica quindi descrive la riprogrammazione cellulare senza modificare la sequenza del DNA attraverso una serie di meccanismi biochimici, quindi, come sapete, che vanno a lavorare sulla metilazione. Ora, se è vero che noi mangiamo per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno e quindi mettiamo assolutamente, condizioniamo la produzione di ATP a livello cellulare, mitocondriale, DNA mitocondriale soprattutto, sappiamo comunque che quello che poi tutto questo ruota dentro un ambiente che non è più quello di una volta. Quindi per forza viene condizionato, ma viene condizionato già a livello preprimario. Si hanno sempre delle scelte nella vita, dice si costruiscono ponti o muri. In questo caso, se uno ha a che fare con delle scelte consapevoli, può cambiare radicalmente il suo stile di vita, ma sempre in un ambiente che non può cambiare, perché l'acqua che bevi, a parte i depuratori, i filtri, quello che volete, ma è difficilissimo cambiare l'acqua che beviamo, il cibo che mangiamo, sempre più contaminato, e l'aria che respiriamo. Non ci rendiamo conto che respiriamo litri, litri, litri d'aria, no? Ogni giorno. Allora, quando abbiamo sentito l'ultima volta parlare di inquinamento, pochi secondi fa, ed ecco il professor Morgante, uno dei padri, direi, in Italia, con questi siti importanti, vedete Epigen a livello progetti europeo, direttore scientifico dell'Istituto di Genomica Applicata. Lui ha fatto di questo suo intuito una serie di incontri nelle piazze, nei teatri, nelle scuole, per portare a conoscenza la popolazione che il DNA non scrive il tuo destino e tutto dipende dall'ambiente, dallo stress e dall'eredità. Però noi teniamo sempre poco conto. E ancora, gli ultimi dati del Ministero dicono che 4 su 10 muoiono di infarto e ictus, è una vera pandemia. Sì, è una pandemia molto più grave di questi numeri. Adesso un mio amico che ho incontrato nell'aula mi ha detto: sai Alessandro, un collaboratore che collaborano insieme, mangiato sempre perfetto, biologico, mai visto una Nutella in casa sua, sportivo, allenamenti sempre perfetto, seguito, analisi al top, infarto. Perché? Patologie neurodegenerative, aterosclerosi metaboliche e i tumori sono in continuo aumento. L'epigenetica legata all'invecchiamento, ormai ci sono numerosissimi studi che stanno andando in questo senso, si parte, come avete visto qui, già nel 2015, quindi poi abbiamo visto che gli studi ormai vanno avanti da tantissimi anni. E poi la metilazione, pochissimi si rendono conto che la perdita dei gruppi metilio, la rimetilazione del DNA, comunque è un fattore importante per la nostra vita, soprattutto per l'aspettativa di vita.
ma quando noi perdiamo progressivamente la possibilità di ritirare il DNA è un problema sempre più importante che non si tiene in considerazione, perché probabilmente non si tengono in considerazione, poi lo vedremo, i medici poi affronteranno questi aspetti in maniera più scientifica, probabilmente i fattori che condizionano la rimetilazione del DNA, che controllano poi l'omocisteina, non si possono brevettare, ma non si tengono proprio in considerazione le carenze nutrizionali, come le vitamine del gruppo B, i folati, la B12, l'S-esimetionina, la trimetilgliclicina, eccetera. Eppure l'omocisteina, come sapete, è un biomarker importantissimo per il controllo di queste situazioni. Allora, se prevenire è meglio che curare, va da sé che tutto quello che abbiamo detto sopra probabilmente condiziona pesantemente la nostra salute. Allora la prevenzione, bisogna cambiare paradigma, la prevenzione dovrebbe essere fatta qui, non qui e non dopo, perché se noi non teniamo conto della salute dei padri e delle madri prima del concepimento, probabilmente i problemi aumenteranno sempre di più. Quindi bambini sempre più malati, come dice Burgio, il professor Burgio dice che da 0 a 2 anni stanno sempre più nascendo bambini con problemi gravissimi, malattie respiratorie, allergie e poi patologie gravi, come sapete, tumori, soprattutto tumori al cervello, da 0 a 2 anni. Nella comparsa dei tumori quindi conta l'epigenetica, ce lo dice l'AIRC. E tutte queste cose sono trasmissibili, le mutazioni sono trasmissibili, pensate alla terza generazione. Allora dobbiamo tutelare la vita dove? Nell'ambiente materno. Perché i distruttori endocrini, guardate, particolato, metalli pesanti, particolato e loro disperso, già è presente nella pancia della mamma, quindi a livello fetale. Questa è la vera pandemia, questo è il vero allarme sociale, ma questo si sa da anni. E questo documento che faccio vedere spesso, del Senato della Repubblica, Senato della Repubblica, avete mai letto o visto questo documento? Guardate cosa, effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni fetonatali e di epigenetica. Questo è un documento del 2018, ogni anno ne esce uno, 193 pagine. Cosa dice? Che comunque si sottolinea che la letteratura scientifica ha evidenziato che l'esposizione prenatale a inquinanti chimici altera l'epigenoma e l'embrio fetale, potenziali conseguenze negative a carico dello sviluppo e delle manifestazioni di malattie dell'infanzia nel corso della vita e attraverso la trasmissione transgenerazionale. E ancora? Inquinamento del suolo, contaminazione alimentare, campi elettromagnetici, radiofrequenze. Questi sono già tutti i tossici che creano tutte queste malattie, già dimostrato scientificamente. E questo, in quel documento ci sono queste informazioni. Allora, se queste cose si sanno già, è già dimostrato, penso che una campagna di informazione corretta deve essere fatta prima possibile. L'esposizione chimica ambientale può influenzare il nostro metabolismo? Sì, gli studi stanno già andando su in questo senso. E ancora guardate la qualità dell'aria. Questo sempre nello stesso documento, quel documento del Senato, cosa dice? Che ben pochi respirano aria pulita. Chi? Per ora due città. Quindi pensate, fare sport o portare i bambini all'aria aperta a giocare in queste città. E ancora, questa situazione quindi ormai è impossibile da ritrovare al giorno d'oggi, impossibile. Allora, se un uomo intelligente risolve un problema, un uomo saggio lo evita. E se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, rischiamo di restare dove siamo, avremo gli stessi risultati.
Se è vero appunto che dobbiamo rimettere in moto questo meccanismo, quindi a livello mitocondriale, è certo questo non è il metodo giusto. Eppure, come sapete, nonostante si sappia che una persona ha 2,5 grammi di zucchero nel suo sangue, noi ai bambini di 2-3 anni gli diamo 35 grammi di zucchero. E allora è chiaro che programmiamo i bambini, già la mamma, questo bambino è stato programmato nella pancia della mamma, questa è epigenetica, questa è genetica. E questi sono i risultati. Ok. Quindi tutto dipende dalla salute delle nostre cellule, dove vivono le nostre cellule, l'ambiente quindi dove vivono le nostre cellule. Quindi le patologie si sviluppano a livello cellulare, nella matrice extracellulare, quindi il discorso importantissimo della lipidomica che affronterà il professor Pace e la dottoressa Origlia, quindi tutto il mesenchima, tessuto connettivo, perché comunque l'inquinamento è qui. Questo inquinamento condiziona pesantemente la nostra salute, 467.000 morti l'anno in Europa. L'inquinamento si prende il controllo del DNA e le patologie sono continue in aumento. Guardate gli studi che cominciano a essere pubblicati, uscire sull'aumento delle malattie cardiache respiratorie dovute all'inquinamento. E ancora l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che 1,7 milioni di bambini muore per aria inquinata. 7 miliardi di persone vivono in zone con polveri sottili al di sopra della norma, 7 miliardi di persone. E questo poi verrà affrontato molto bene domani, comunque i metalli pesanti. Quindi compriamo pubblicità e poi abbiamo questa pandemia del secolo che sono i campi elettromagnetici. Questa è proprio una vera e propria pandemia. Guardate, eppure i telefonini non solo manipolano il cervello delle persone dal punto di vista di controllo della dopamina, come sapete, come zucchero e sostanze stupefacenti, si attivano le stesse aree cerebrali, ma fanno danni importanti, vengono utilizzati come babysitter, bambini di un anno che non vedono neanche, però hanno il loro tablet davanti a pochi mesi davanti alla loro culla. E poi abbiamo queste situazioni, e poi il wifi, il 5G che sta arrivando, forni a microonde per i nostri cervelli. Già gli studi hanno dimostrato che, vedete, questa scienziata dell'Università di Harvard ci dice: attenzione, aumento dell'autismo, già studi importanti hanno dimostrato, wifi nelle scuole può essere un problema, ma il wifi negli hotel, wifi nelle case, wifi negli uffici, wifi in tutti i negozi possibili, non c'è wifi, c'è niente da fare. E allora viviamo così e dormiamo così. Quindi si salvi chi può, dico sempre, nello stesso tempo cerca di rafforzare le difese immunitarie. Poi se è vero che non si nasce tutti uguali, cerchiamo di capire se c'è un sistema, come poi vedremo, di capire qual è quello che sta condizionando e quella persona sta subendo in modo particolare. E poi dobbiamo proteggere, no? Il nascituro, ma nessuno ne parla anche di questo, che comunque siamo, ne dicevamo ieri sera, no? Siamo acqua e dobbiamo tutelare la qualità della nostra acqua. E qui cosa accade? Accade che l'acqua a contatto con i campi elettromagnetici scoppia e quindi il danno si ha comunque. Guardate, linfomi, leucemie e mielomi in aumento. Hanno dimostrato che l'esposizione a radiofrequenze in ambiente militare aumentano i casi di cancro e gli studi sono stati pubblicati nel 2018. Ma naturalmente questi studi vengono poco divulgati, eppure tutti sono a contatto con cellulari, wifi, forni microradiazione. Non è ambiente militare, ambiente militare ce l'abbiamo di fronte a casa. Ecco l'epigenetica, ecco la capacità quindi di lavorare in modo approfondito e proteggere l'espressione dei nostri geni, aumentare le difese immunitarie, riprogrammare le nostre cellule, quindi riprogrammare i nostri mitocondri, perché le disfunzioni mitocondriali, guardate, la disfunzione mitocondriale è legata a tutte le patologie, eppure se ne sente parlare sempre pochissimo di questo aspetto, e ce lo dice la fondazione di ricerca, Fondazione di Medicina Mitocondriale, ci dice che tutto parte da una disfunzione mitocondriale, e ce lo dice il BESTA di Milano.
1 su 2500 persone nasce con un difetto di fabbrica, quindi una disfunzione mitocondriale della nascita. Quindi cosa dobbiamo fare? Ricaricare le nostre batterie. Come si può fare? Innanzitutto dobbiamo anche tutelare la fecondazione, perché la disfunzione mitocondriale condiziona anche la fertilità maschile. Lo vedremo, perché ne parlerà anche Luigi Montano domani. Poi quindi linea materna, leva mitocondriale. Allora, parlavamo ieri sera, di qua in su può essere prevenzione, di qua in giù può essere terapia. Ma se prevenire è meglio che curare, sarà meglio capire quello che condiziona la nostra salute prima che faccia danni. E dice, ma con l'alimentazione, se, certo, come dice sempre il professor, il dottor Pace, dice sempre meglio l'alimentazione di frutta e verdura, anche se contaminata, però almeno mangia, cioè non mangia neanche quello. Però comunque, guardate, le carenze di vitamine e minerali presenti in frutta e verdura sono proprio limitate, eh? Sempre più raffinato, sempre più pulito, incerato. Come sapete, mangiamo le mele dell'anno prima. Sapevate, no? Che mangiamo le mele dell'anno prima, radiate naturalmente, conservate con le radiazioni, e chiudono le scuole per fare la disinfestazione. Basta andare in Trentino. Tutti i contaminanti e gli inquinanti l'hanno trovati anche nel prosecco, come sapete. Adesso stanno lanciando una campagna, non so se avete letto che hanno condannato quei contadini, la cooperativa, perché c'è, insomma, è stata una moria di api. Quindi dico, si salvi chi può. E poi la carenza di ossigeno, che provoca un danno ai tessuti, che provoca quindi un'infiammazione, l'ischemia di perfusione, e se ne parla poco, l'intossicazione cronica, quindi ti porta a una carenza di ossigeno. Se questa poi è congenita, i problemi aumentano, quindi ischemia di perfusione, ipossia, e quindi tutto il discorso legato all'ossigeno. E come sapete, seppur l'ossigeno è indispensabile, nessuno lo dà a scopo preventivo, nessuno, te lo danno solo quando è un problema grave. Camera iperbarica, ossigeno zonoterapia, e via, mascherina dell'ossigeno, eppure Warburg si prese il premio Nobel nel 1931 sul ruolo dell'ossigeno anche per la prevenzione delle patologie per il cancro. Guyton, terzo anno in medicina, come sapete, fino al terzo anno in medicina test di fisiologia medica si studia qui, quindi qualunque sofferenza dipende dalla corretta ossigenazione a livello cellulare. E quindi l'effetto Warburg, modulare l'ossigeno per contrastare l'infiammazione. Carenza di ossigeno, stress ossidativo, infiammazione cronica, quindi aumento dei radicali liberi, infiammazione. Ecco che l'ipossia, come dimostra questo studio, che naturalmente non viene mai divulgato, 5 anni di studio, 21 paesi in Europa, finanziato con milioni di euro, per dimostrare che l'ossigeno è indispensabile proprio anche a livello epigenetico, per ripristinare i livelli di ossigeno potrebbe essere proprio una strategia antitumorale efficace, però non ne parla nessuno. Abbiamo scritto un libro, La modulazione fisiologica di ossigeno demand, insieme a altri 18 medici, dove si parla di questo approccio importante per la prevenzione. Allora ci vogliono professionisti che sanno suonare strumenti accordati, quindi strumenti nelle mani giuste. E questo è il self-food che tutti voi, qualcuno conosce, uno dei nutraceutici più importanti a livello mondiale, perché è uno dei pochissimi che ha ricerca scientifica pubblicata su riviste scientifiche internazionali. E questo è quello che fa self-food. Usa la molecola dell'acqua per aumentare il consumo di ossigeno a livello cellulare. Se questo ossigeno non viene utilizzato, si lega l'idrogeno e riforma acqua. Quindi aumento dell'ossigeno fino all'80% con una capacità antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano. È un colloide, quindi viene
immediatamente reso biodisponibile e assimilabile a livello cellulare. Vi ricordo che il giornale di riferimento dei medici dice che se abbiamo formulazioni spray o sublinguali è meglio preferire queste a capsule o pillole. E questi sono gli studi, questi sono studi pubblicati, questo è uno studio pubblicato già nel 2011, i primi lavori sono iniziati nel 2007 con gli studi sulla fibromialgia, ma questo è uno studio che fa da spartiacque nel mondo della nutraceutica, perché dimostrare che un prodotto innanzitutto non poteva essere pubblicato con un nome diverso perché è proprio una formula, e quindi essere accettato con un nome commerciale, come sapete, non è una cosa semplice, perché è una formula particolare che ci permette proprio di fare questo. Queste sono le cellule del cordone ombelicale umano endoteliali in ipossia prima e dopo attivazione del DNA nucleare e mitocondriale. Questi sono gli studi poi che confermano gli altri studi su tutta la protezione che Servo riesce a fare su DNA, glutatione, eritrociti, leuciti, anche gli studi sulla fibromialgia, qui siamo arrivati a 14 gocce 3 volte al giorno, e questi sono gli studi sulle patologie neurodegenerative. Però quando provo a dire guardate che sarebbe bene divulgare questi studi in ambito a livello clinico, nei congressi internazionali, eccetera, minima richiesta sono 10.000 euro per avere un banchetto fuori e quindi non è possibile. Quindi come facciamo a creare cultura su queste cose? Molto difficile. Però questo è uno studio su 39 pazienti, ma questo è uno studio su 230 pazienti. 230! E poi sulle cellule leucemiche, sulla modulazione P53, il mesotelioma, hanno pubblicato su Oncotarget 2005, come sapete è una delle riviste di riferimento, impact factor molto alto. E questi sono tutti gli studi che trovate su PubMed. Ah, mi raccomando, chi non lo sa deve iniziare con una goccia 3 volte al giorno fino ad arrivare a 8x3, poi aumentare gradualmente. Nelle patologie neurodegenerative si arriva anche a 20x3. Quindi, se questo è quello che ci regala il nostro mondo, se prevenire è meglio che curare, dobbiamo riuscire a trovare un sistema per fare vera prevenzione. E come sapete, una mano ce la può dare il capello. Il capello sfruttatissimo, perché comunque ogni giorno nasce un esame per il capello. Una delle caratteristiche importanti però è che è giusto utilizzarlo come biomarker, come sapete viene utilizzato per valutare se una persona fa uso di sostanze stupefacenti, viene utilizzato per valutare se una persona è intossicata da metalli pesanti, eccetera eccetera eccetera. Quindi usare un biomarker del genere è ormai uno standard. Nello stesso tempo è anche un'antenna, una sentinella che ci permette di capire dove stiamo vivendo e cosa stiamo subendo. Quindi creare un report con una tecnologia di mappatura epigenetica digitale può darci qualcosa, delle informazioni importanti per la nutrizione e lo stile di vita. E questo non le leggo mai, però questo è molto importante. Le informazioni del report dovrebbero essere viste nel loro insieme, e questo penso, dottor Pace, che questo sia proprio quello che dici sempre, no? Nel suo insieme, non in singole parti. Molte richieste nutrizionali possono essere causate da interferenze elettromagnetiche e inquinanti ambientali, questi dovrebbero essere indirizzati prima. Quindi molte delle correlazioni sono indicatori sottostanti che possono essere associati ad altre funzioni cellulari, ad esempio carenza di liquidi, mancanza di acidi grassi, aminoacidi,
Queste sono sostanze che aiuteranno a garantire la funzione ottimale della cellula. Ad esempio, in molti casi non è sufficiente assumere la vitamina B senza considerare altri parametri come la sintesi proteica, gli zuccheri, i carboidrati, gli acidi grassi, il sistema gastrointestinale, la disidratazione. E questo è un po' quello che dici sempre, no? Questo è importante. Quindi un approccio a 360 gradi, ma anche proprio un'interpretazione del report che deve essere consapevole. Ed ecco perché prendiamo il bulbo del capello, perché comunque è connesso al tessuto connettivo del tessuto nervoso e quindi comprende il cervello, il midollo e i nervi e quindi contiene tutte le informazioni epigenetiche, compreso, come sapete, l'informazione del DNA. Quindi quando noi usiamo il capello, sappiamo che il capello è un archivio, è un po' come se fosse l'USB del computer, in dove scarichiamo tutte le informazioni. Si genera ogni 80-90 giorni e quindi possiamo sicuramente avere un approccio importante. Cosa facciamo con S-Drive? Adesso il professor Spaggiari spiegherà, benvenuto, come funziona dal punto di vista biofisico. Questo S-Drive, il capello viene messo sulla bobina che è lo scanner, generando uno spettro di frequenza, va in risonanza con le informazioni del bulbo del capello e quindi mappa le informazioni, pensate, in pochissimi secondi, poi viene mandato ad Amburgo e in 12 minuti viene generato un report specifico individuale su quella persona. E questi sono gli indicatori: sfida mentale, gastroresistenza, acidi grassi essenziali, aminoacidi, dieta, vitamine, minerali, interferenze, sfide ambientali, indicatori di interferenza, lo vedremo più volte, quindi la possibilità di capire quelle che sono le varie frequenze che stanno condizionando la salute, danneggiando le cellule di quella persona, e quindi avere un approccio più proprio informativo, anche di cultura, di prevenzione, e dire guarda dove vivi, dove hai vissuto, che lavoro fai, cosa stai usando, e quindi avere delle soluzioni ai problemi causati dall'impatto di radiazioni elettromagnetiche, che è un killer silenzioso. La nuova pandemia, oltre all'inquinamento che è già un grossissimo problema, adesso arriva il 5G, tutti si focalizzano sul 5G. Beh, pensate, 5G più inquinamento, più contaminanti. E quindi indicatori di danno ambientale. Siamo entrati nei centri di riproduzione naturale. Sono tre centri importanti, Brescia, Roma e Napoli, con Luigi Montano e la dottoressa Pappalardo e il dottor Marco Firmo. E ecco che cosa facciamo con S-Drive. Andiamo a lavorare sull'onda caratteristica di quella persona e su tutte le informazioni. Test biofisico di predisposizione S-Drive, eccolo qua. Quindi in 12 minuti si possono scoprire i fattori che influenzano lo stato di salute, avere un giusto equilibrio nutrizionale e generare tre report specifici: benessere ottimale per lo sport e anche adesso c'è anche per chi fa delle scelte vegane, anche quindi anche per i vegani, con tutti i certificati naturalmente, un dispositivo che ha numerosi certificati, quindi sono 9, che ci permettono di affermare che possiamo non fare diagnosi, ma promuovere la buona salute, promuovere un stato di vita sano, motivare, incoraggiare e sostenere il raggiungimento degli obiettivi di salute e benessere, e poi naturalmente la competenza del medico, del nutrizionista, che può dare, secondo il suo background, i consigli giusti. Quindi lo chiamo una prolunga dell'anamnesi per un approccio medico consapevole, la prolunga dell'anamnesi. Magari fai un'anamnesi e pensi che sia una certa situazione e invece facendo il test, quando arriva il test, li crossi le informazioni che hai ricevuto con quelle che ti dà S-Drive e capisci che ci sono delle priorità
più importanti da valutare, perché tutto è energia, tutto è frequenza, tutto è vibrazione, tutto è informazione, vero professor Spaggiani? E questo poi ce lo racconterà oggi pomeriggio il professor, il presidente Jan ci racconterai questo, no? Today, after, now, not now, because we need the translator. Questi sono i vari centri, cliniche, centri mediche, questo è il centro di, pensate, medicina sportiva in Spagna, dove viene, si fa visitare Real Madrid a fare i suoi controlli, dove utilizzano questa tecnologia. Queste sono varie farmacie, atleti d'elite a livello internazionale. E dico, il messaggio che vogliamo dare è: il tuo benessere dipende da te, dico, non dal paziente, ma anche da noi, dalla nostra consapevolezza, dal creare cultura, fare prevenzione, dare dei messaggi di speranza e soprattutto essere di esempio. Carlos Orozco, uno dei grandi della medicina e della fisica quantistica, che oggi sarà in collegamento dall'America, vari comitato scientifico, professor Spaggiari, libro solare. E un messaggio che voglio dare è questo, per concludere, che l'amore per la vita è qualcosa di straordinario, perché è un regalo che non riceveremo mai due volte. E quindi avere questa consapevolezza ci farebbe vivere più tranquilli. E ancora, unire le forze, perché penso che la ragione stia sempre nel mezzo, quindi la possibilità di ascoltare gli altri, confrontarsi, per migliorare un po' questo futuro, questo mondo che, mi dicono sempre, tu fai un po' troppo, troppo allarmismo, dico no, queste cose, allarmismo lo chiamano. Io dico, non sono abituato a mettermi prosciutto negli occhi, quindi queste cose le dico come sono. Quindi i messaggi di pace e di amore che oggi vengono spesso dimenticati, tralasciati, perché siamo sempre di corsa, e bisognerebbe avere un po' più compressione per migliorare questo mondo. La vita è davvero semplice, eppure si stiamo complicandola. Un messaggio a mia madre che ho perso 4 mesi fa, e ricordiamoci che la vita senza amore non ha senso. Grazie di cuore.